Simone, com'è nata la passione per il calcio? Ma la passione per il calcio è nata da piccolino. Diciamo che in giardino da solo giocavo giorno e notte. Non ho mai voluto far parte di una squadra fino agli 8-9 anni perché stavo bene così. Solitario. Sì, sono un ragazzo che sta bene con se stesso, quindi non avevo necessità di far parte di un gruppo, di integrarmi in qualcosa. E poi dopo, quando così per gioco, sono andato nella squadra del mio paese, un paesino in campagna, e da lì ho iniziato a giocare, ho iniziato a fare qualche provino con delle squadre. Ti sei trovato bene anche in mezzo agli altri. Sì, quindi. Poi da lì è nato il mio percorso. Cosa avresti fatto invece nella vita se non fossi diventato un calciatore? Avrei studiato, probabilmente avrei studiato l'ambito della meccanica, credo, perché mio papà fa quello, quindi sai, credo come un po' tutti i genitori sono un po' degli idoli, quindi amo mio padre, quindi lo vedo un po' come un punto di riferimento e avrei fatto quello che fa lui nella vita, ma poi non te lo so dire perché poi dopo, essendo anche appassionato di sport, magari sarei stato in quell'ambito lì, quindi comunque avrei studiato, diciamo. E sei cresciuto nel settore giovanile del Torino, che negli ultimi anni tra l'altro ha sfornato molti nuovi talenti. Come ti sei trovato tu in quell'ambiente? No, è stata l'esperienza, cioè ovviamente l'esperienza più bella della mia vita, perché sono stato lì 9 anni. Da piccolino, quando avevo 4 anni, come dicevo prima, i miei genitori mi avevano portato a fare sai, i provini, gli allenamenti col Toro, perché quando sei piccolino puoi andare, ma io non volevo assolutamente, quindi dopo una settimana me ne sono tornato a casa. E poi il destino ha voluto che quando avevo 10 anni poi il Toro mi ha fatto fare dei provini, mi ha preso, da lì sono stato 9 anni, ho finito facendo 2 anni di primavera, ho fatto la Youth League, un'esperienza bellissima perché comunque giri l'Europa. E sì, una famiglia, il Torino è una famiglia, quell'ambiente lì, la passione che c'è a Torino è qualcosa che raramente si vede. E la tua carriera poi è proseguita in Serie C nel girone del Sud con le esperienze di Matera e Reggio Calabria. Quali differenze puoi trovare tra quel girone e quello invece in cui milita ora la Pro? Ma le differenze sono, forse essendo il girone del Sud è un girone un po' più, il calcio magari un po' più sentito, un po' più cattivo tra virgolette, però non è sono magari anche molto più calorosi. Sì, i tifosi sono un po' più calorosi, magari anche nelle squadre dove non sono di alta classifica, comunque c'è molta più probabilità di vedere tanta gente allo stadio, la gente anche fuori della città che ti chiede, ti ferma. Magari nelle squadre del nord non sempre così, ma anche lì cioè dipende da città in città dove vai. Ma ti piace questa cosa? Quell'atmosfera? Sì, che è bello, perché comunque io ho giocato nella Regina, dove vabbè adesso sono in Serie B, hanno fatto grandi cose negli ultimi anni. Però anche quando c'ero io, che comunque abbiamo fatto un campionato normale a salvarci, la gente ti tratta come se fossi un giocatore di Serie A, perché loro vivono di quello. Certo. E è il terzo anno invece questo a Vercelli. Qual è il ricordo più bello di queste stagioni che hai passato in bianca casacca, che stai passando? Ma ti direi l'inizio, il primo giorno, perché sì, il ricordo più bello alla fine, beh, spero che poi in questi anni ci sia un ricordo bellissimo da portare, però quello è una cosa che non nessuno sa. Il ricordo più bello, il primo giorno che sono arrivato, perché ero svincolato dopo un'esperienza triste a Matera, che la società era fallita. E di punto in bianco mi chiama l'ex direttore sportivo e io non me l'aspettavo, non sapevo niente, è successo tutto da un giorno all'altro e quindi quello mi ha fatto un po' rinascere. Poi sono venuto qui, ho trovato una squadra, a parte di gente spettacolare, di giocatori forti, e quindi da lì mi sono un po', è rinata un po' tutto, perché magari prima vedevo le cose un po' in maniera buia dopo l'esperienza
triste che avevo vissuto, quindi quello lì è il momento più bello. Quindi ti trovi bene con questa squadra adesso, cioè sì, con i ragazzi, sì, il rapporto? Sì. Ci sono tanti ragazzi che sono arrivati nuovi, tanti che abbiamo giocato insieme, giochiamo insieme per il terzo anno, ma tutta gente. In questo spogliatoio la forza di questa squadra è lo spogliatoio, il gruppo, siamo veramente uniti anche al di fuori del campo, che non è assolutamente una cosa scontata. Quindi diresti che anche la forza di questa Pro Vercelli è appunto il gruppo, sicuramente. Sì, 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 come ho detto, la forza di questa squadra, poi in campo che ha dei valori perché ha degli ottimi giocatori, ma secondo me alla base c'è quello che siamo noi come persone, come ragazzi tra di noi. E una domanda invece personale, l'idolo a cui ti ispiri? Allora, io mi ispiro a Michael Jordan, non è che mi ispiro, il mio idolo è Michael Jordan, ovviamente non posso ispirarmi a lui perché lui gioca a basket ed è stato, beh, magari, è secondo me lo sportivo inarrivabile della storia dello sport, di qualsiasi sport, quindi è lo sportivo, la persona che mi affascina di più, che ammiro di più. Poi hanno fatto anche la sua serie, quindi sai, uno, poi tutto il mondo è riuscito un po' a conoscerlo per quello che poi anche lui è, o quello che i media dicono che sia, comunque niente, lui è la persona che più mi affascina in assoluto. Invece obiettivi personali e sogni per il tuo futuro? Ma è un sogno ovviamente di arrivare in Serie B con questa squadra, perché sarebbe veramente un sogno che si realizza dopo quello che ho passato, dopo quello che ho vissuto. Questa squadra ormai è diventata quasi una famiglia che mi ha fatto rinascere. E quindi vederla poi salire in un'altra categoria, raggiungere, poi vivere un momento così intenso, così emozionante, sarebbe il sogno.